I Pantheon sono luoghi in cui è segnata la memoria di una città, dove si intravede la linea temporale con le linee guida. In ciascuna delle sue tombe e sepolcri, e dove inoltre si può leggere la storia e la cultura di una società completa. La leggenda vuole che il ragazzo Gregorio Alanis allieta le notti del Panteon del Carmen con il suo strumento. Tra le leggende di Monterrey ce n'è una che prevale nonostante il passare del tempo. È la storia del bambino del violino del Panteon del Carmen. Il ragazzino era noto per essere un virtuoso del violino. Sebbene il suo promettente futuro nella musica fosse rallentato dall'essere vittima di una terribile malattia, i suoi genitori hanno cercato di esprimere tutto il loro amore attraverso un'opera d'arte che rappresentava la vita del loro figlio. Per questo hanno assunto i servizi di uno scultore italiano che ha creato una figura del piccolo Gregorio con il suo violino al braccio. Il realismo della scultura è notevole e attira immediatamente l'attenzione della gente del posto e degli estranei. La leggenda vuole che tra l'una e le tre del mattino si sentano le notti emozionanti del violino di Gregorio, che da un altro piano torna a suonare magistralmente il suo strumento, rallegrando le prime mattine del bellissimo Panteon. Salve a tutti, bentornati a un altro video. Ma prima di iniziare, se ti piacciono i miei video e vuoi supportarmi, iscriviti, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ora iniziamo! Il Panteon del Carmen della città di Monterrey è uno dei più antichi dello stato di Nuevo León, e non solo, è anche uno dei più importanti del Messico settentrionale per l'arte mortuaria che vi si trova. Inaugurato nel 1901, questo cimitero ospita sculture e mausolei di grande bellezza. Una delle opere che risalta di più si trova a pochi metri dall'ingresso principale e della cappella. È la figura di un bambino con un violino. Questa scultura si trova nella tomba di Gregorio Alanis González, un giovane musicista del comune di Santiago Nuevo León, morto nel 1908 all'età di 13 anni. A Gregorio è stato instillato l'amore per la musica sin dalla tenera età. La sua dedizione alla pratica del violino lo rese un virtuoso di quell'strumento, nonostante la sua giovane età, cosa che riempì di orgoglio i suoi genitori, Ramón Alanis e Manuela González. Sfortunatamente la sua vita è stata apparentemente interrotta dalla temibile tubercolosi. Come previsto, la sua morte ha causato un profondo dolore ai suoi genitori. Doña Manuelita e Don Ramón hanno deciso di onorare la memoria del piccolo Gregorio, immortandolo attraverso una scultura che avrebbero posto nella sua tomba. Per questo hanno assunto artisti di alto livello per materializzare la figura del figlio, e cosa meglio che con il violino in mano. Il risultato è impressionante. Immagini di Gojo, a grandezza naturale, sorprende i visitatori, poiché si trova vicino al corridoio principale del cimitero. Attorno a questa scultura si racconta che all'alba si sentono i tristi accordi di un violino, suonato con grande maestria e sentimento.
che provengono direttamente dalla cripta di Gregorio. C'è anche chi sostiene di averlo visto camminare tra tombe e mausolei. Ed è così che finisce questo video. Spero vi sia piaciuto. Grazie per averlo guardato fino alla fine. Voglio cogliere l'occasione per salutare i miei nuovi iscritti e ringraziarli per aver preso parte a questa avventura. Grazie mille. Ci vediamo dopo e pace nel cuore.